Sul discorso che è successo lui, cioè avendo filmato, mi è venuto in mente un discorso di priorità. Noi abbiamo una priorità a livello europeo, mondiale, nazionale e di territorio, anche comunale. Faccio un esempio: qua la Caffaro, no? Ha lavorato e ha inquinato una parte della zona e io ho seguito. Primo promotore che ha seguito tutta questa vicenda, che diceva che sia morto, ha fatto anche un libro sul PVC e tutta questa cosa qua. Il costo, no, per come si bonificare tutto sarebbe, diceva, sosteneva, un quantitativo, no, di metri cubi come il CIPNE, che l'Unione Europea, no, con i soldi così non riuscirebbe a stanziare per poterlo fare con questa procedimento. E quello della ragazzina, che poi è venuta fuori una polemica, ma cioè, non nega l'evidenza che la produzione eccessiva sia un problema urgente, prioritario della sopravvivenza dell'uomo. Ormai sta entrando nel comune pensare delle persone. E allora mi dico, se in quel filmato qua ci dicono che certe normative attuate ci vincolano dentro un quadro, è chiaro che bisogna spezzare quel quadro. E per spezzare quel quadro, no, il PIN non è un mezzo di criterio per stabilire come stanno le persone, è un mezzo di criterio di stabilire come va l'economia. Perché se tu mi dici aumento il PIN, prodotto interno lordo, vuol dire che vado contro la necessità, o no, di invece abbassarlo per il problema dell'utilità. Dunque, beni di consumo, noi stiamo esagerando, perché il problema è che mi è stato sottoposto, cioè nel senso ponevano questa domanda a un convegno e dicevano, scusate un attimo, se noi dovessimo avere, o no, la stessa qualità della vita che abbiamo noi, io faccio un esempio, forse eccessivo, noi siamo in tre, io, mia moglie e mio figlio, abbiamo tre macchine. Se la Cina, il Pakistan e l'India avessero lo stesso nostro tenore, no, non ci sarebbe più opportunità, no, cioè di stare sulla terra. Per cui dico, siamo una questione di democrazia perché loro non ci sono, il modello che non va bene, giusto? Allora, se il modello non va bene, il PIN è un mezzo sbagliato da prendere come riferimento sul piano politico, no? È chiaro che noi dovremmo avere un aumento di servizi che sono collocati, come si è visto nel filmato, no? In un modo che secondo me, io vado controcorrente alle cose, ma il terzo settore, no? Che si prende come si dice, questo onere, no? Crea poi dei contratti a livello sia per i lavoratori e porta a non avere finanziamenti pubblici a quello che all'inizio, no, fa un discorso di rivoluzione dei manicomi, poi alla fine chiude tutto e fa la battaglia da un'altra parte, quando è finito, no? Dice, vado a dire alle persone, no, che non c'è più il discorso di mantenere il posto, eccetera, eccetera, bisogna andare nella stanza. È questo che secondo il punto di vista va valutato, cioè non si può più pensare che l'economia, o no, galoppi secondo il PIL. Cioè l'11% in Cina, no, ha creato un problema di inquinamento devastante e il problema è porsi come si affronta a livello ecologico quel sistema? Sicuramente non di produrre, ma di regolarizzare. E poi un'altra cosa che è incoerente, come può a livello mondiale si dice siamo troppi sulla Terra e ci fanno vedere in modo esponenziale quando arrivano. L'economia ci dice ma qua in Italia abbiamo bisogno di avere più bambini.
Cazzo, questa è una contraddizione in termini che non mi sembra che nessuno percepisca, cioè questa contraddizione non percepisce nessuno, cioè si fa queste cose qua, no? E io dico, come può, se il mondo ha bisogno di diminuire la sua numero di persone, no? per sopravvivere, come puoi in una nazione come un'altra eccetera eccetera avere queste cose qua? Altri? Fares. Ad aggiungere un paio di cose a quelle che ho detto stamattina. Noi a sinistra dobbiamo liberarci dell'idea neoliberista della scarsità, cioè di dire che le risorse siano date, magari non nel periodo, che non si possa crescere ad un certo limite, e di conseguenza ci dobbiamo contendere con le risorse scarse. In realtà non è così. Ci sono delle politiche che possono incentivare la crescita, anche rispettando l'ambiente, con la conversione ecologica. Quella è una questione energetica, si tratterebbe di produrre energia senza ripercussioni nocive sull'ambiente, si potrebbe fare. Poi voglio dire una cosa, allora, sulla patrimoniale, sul sistema pensionistico. Ogni tanto salta, l'ha detto anche la Lega, un po' l'idea di finanziare delle spese con la patrimoniale. Però torniamo alla libertà di movimento di capitale all'interno dell'Unione Europea. Immediatamente, se si cercasse di tassare i proventi finanziari del settore finanziario, questi capitali scapperebbero nei paesi dove vive l'agevolazione fiscale maggiore che nel nostro. Di conseguenza, la patrimoniale rischia di tornare a riapplicare l'IMU sulla prima casa. Quindi dobbiamo stare attenti. Magari si potrebbe aumentare le imposte sulle seconde case, sulle attività produttive, e ci troveremo contro il sistema delle imprese, che sappiamo che è un lobby potentissimo. Sul sistema pensionistico vale lo stesso discorso. Il sistema è sostenibile se i giovani entrano nel mondo del lavoro, se il paese cresce e si creano le risorse per il sistema a ripartizione, in modo che vengono finanziate le pensioni in essere, dai contributi che versano i giovani che lavorano. Ma questo è assolutamente incompatibile con le politiche di austerità che l'Unione Europea ci impone. Quindi vedete che il problema è sempre quello, all'origine è quello, è il paradigma che governa l'Unione Europea e l'Europa. Per il momento mi fermo qui. Io non sono d'accordo con quanto Giorgio. Sì, perché purtroppo la sinistra ha sbagliato, sbagliato anch'io, quando nel 68 il club di Roma aveva detto, sì, Pacei, che le risorse erano limitate e non si poteva andare avanti così. Allora noi avevamo criticato perché dicevamo, allora vuol dire che una logica del genere vuole escludere i paesi del terzo mondo da un tipo di sviluppo, diciamo sostenibile, adesso potremmo dire sostenibile, perché non possiamo, appunto, come diceva Mauro, pensare che tutti abbiano un'automobile, probabilmente anche noi qualcosa dovremmo rinunciare. E allora da sinistra si criticava questa visione qua, purtroppo adesso si cominciano a pagare le conseguenze attraverso il riscaldamento dell'ambiente, attraverso comunque anche la desertificazione di intere aree del continente e così via, per cui voglio dire è un'autocritica che anch'io mi faccio, perché allora si diceva di no, chiedere a quelli del terzo mondo di restare poveri non si può, nel 68 è avuto in prescrizione reale, lo so, però voglio dire abbiamo ragione, perché le risorse sono limitate e dobbiamo fare il conto con le risorse. Cioè, allora avevano una visione più a lungo termine, noi purtroppo ci siamo cascati. Ma casomai bisognava parlare di che tipo di sviluppo. Marsilio. Allora, un bel casino. Un casino da lavorare. Allora, tu hai fatto un'ottima relazione, stavolta hai fatto anche il pezzo storico,
quindi è eccezionale, quindi si va a vedere esattamente la realtà, il filmato si spiega esattamente di conseguenza. Saputo questo, il problema è cosa si fa. Cosa si fa? Ovviamente sarebbe da domandare a ognuno cosa facciamo, ognuno cosa fa, perché se uno non fa niente, non cambi niente, questo è il primo dato. Il secondo dato, ovviamente, quello che ci è illustrato, quello che ci fa vedere, è la domanda: possiamo noi stare in Europa all'interno di questi regolamenti? Da una parte, se esci, ovviamente sai la catastrofe e non siamo neanche preparati e non abbiamo neanche la forza contrattuale, perché siamo due gatti, chiaro? Se stiamo dentro è massacrato. Ora il problema è come si costruisce una forza politica che riunisca le forze politiche antagoniste tra virgolette in Europa per poter fare questa battaglia, perché secondo me è possibile anche stare all'interno e fare la battaglia. Perché se il patto di Dublino, il Parlamento l'ha modificato, si può modificare anche altro. Il problema è che sì, nella Grecia che la contesta e la modifica, la Grecia è massacrata. L'Italia, compreso, ha massacrato la Grecia. E noi in piazza eravamo quattro coglioni, e a sentire Giovanotti a Milano erano 600.000 coglioni, moltiplicati quattro, chiaro? Questa è la cultura che c'è in Italia, quindi il problema è che non pensiamo sempre a dire qua si facciamo il della rivoluzione, il problema è forse la capacità di relazionarsi con altre persone e spiegare le questioni. Io non discuto delle persone perché sarebbe la rivoluzione, siccome so tutta la storia drammatica, non è questo, ma comunque il problema per cambiare ci vuole la gente proprio che si abbia la volontà di cambiare. Faccio un esempio semplice, stupido, che va al di fuori dell'infantilismo politico, per quello di lei. Oggi c'è di due questioni, quelli che dicono guarda c'è bisogno di entrare nelle istituzioni, non perché uno vuole il posto, sia chiaro, ma perché è da portare un modo diverso di vedere le cose e da relazionarsi con gli altri e usare gli strumenti che il sistema ti dà. Perché se non gli strumenti che il sistema ti dà, facciamo mille convegni con te, tutti i verbi, stiamo qua a mangiare, possiamo anche obbligarci, ma in realtà non diamo un cazzo, quindi finiamo. I 23 comuni a Brescia, in cui si presenta una lista, i 23 comuni ci sono molti compagni che non sono capaci di presentare una lista. Ebbene, soltanto a presentare quella lista, quattro coglioni, un compagno che ho preso bene, che presentano una lista, hanno garantito il consigliere comunale, perché una prima lista sei sicuro di essere il secondo eletto. Nessuno si presenta. Cosa vuol dire essere eletto? Che sei importante? No, fare il consigliere vuol dire devi farti due coglioni così e devi declinare quello che tu pensi all'interno del comune della situazione che c'è. Se non sei capace di fare questo, puoi fare solo riunioni al giorno e dire ho fatto una bella rivoluzione, ma non serve un cazzo, no? Quindi solo in quei 20 comuni eravamo 23 consiglieri, qualche cosa comunque a livello provinciale potevi contare sulle cose questioni, facendo rete. Allora vuol dire che se non abbiamo neanche questi compagni, noi come cambiamo? Come cambiamo? Cioè, è vero, questa è esattamente la parte storica che noi abbiamo perso, sia la formazione e tutto il resto, che c'è un degrado, ma il degrado non è solo istituzionale, il degrado è anche mentale e culturale da parte degli stessi compagni, che alla fine, in realtà, un po', ovviamente, non si caricano nella lotta. Voglio essere brutale perché i tempi ne ho 64 adesso, posso anche buttarle lì senza dover inquietare sempre, un po' perché ovviamente fare quel tipo di lavoro è faticoso, è meglio non farlo. Il secondo, ovviamente, se lo fai diventi il palo in cui ti infilano, perché ovviamente devi battere con un sistema che è di destra, puramente di destra fascista, e tu sei il bersaglio, meglio non farlo perché sai tua figlia, sai tua moglie, sei dai, se ti spacca una macchina, ti buttano giù la merda, là, è meglio non farlo, quindi il resto là. È meglio ovviamente fare dei discorsi, ma in realtà non. Tornando indietro al nostro tempo, queste cose non c'erano, ci mettevamo la faccia e parlavamo di conseguenza. Molte volte abbiamo riscontrato della vita. Io ce l'ho passata tre di vita, poi mi sono fatto le 7, ma ne sta ancora due. Quindi, questo non c'è più.
E se non c'è più, come facciamo noi a riunire una posizione che sappia portare un discorso diverso? Quello che faceva il discorso che faceva lui, che bisogna far pagare una parte in base al bilancio o al profitto della Fede, negli anni 70-73 al mezzanino avevamo già conquistato un 1% sul bilancio e portare a livello sociale, che poi lasciamo perdere, i sindacati si hanno massacrato finché ora lui, chiaro? Quindi non si doveva, perché si andava contro il sistema esattamente, ora. Ma il discorso, e qui passano altre, noi abbiamo perso la sovranità, come citato i due autori, adesso non mi ricordo più. Noi abbiamo venduto la nostra sovranità, come tu hai spiegato bene, la sovranità noi l'abbiamo venduta, no? Luglio 1981, quando abbiamo praticamente privatizzato la Banca d'Italia. Che eravamo in Europa, non eravamo in Europa, noi avevamo più potere sulla banca, praticamente sulla stampa della moneta. Quindi lo Stato non poteva più. Doveva riferirsi al mercato per i suoi bisogni e per i suoi investimenti. Già lì è stato deciso. Quindi 80, arrivare al 2018, sono passati gli anni, quindi due generazioni sono formate, due generazioni sbregate culturalmente e le famiglie sbregate culturalmente. Perché l'operaio alla fine degli anni 70 stava bene. Io sono operaio, lavoravo da solo. Molte consigli si dicevano che potevano andare a scuola, la sanità, l'istruzione e tutto, con il suo stipendio si stava dentro. L'operaio si è ritirato, il sindacato ha massacrato la partecipazione praticamente e la rappresentanza, direttamente non solo il sindacato, tutto l'insieme dell'establishment politico, no? Praticamente si sono ritirati. Nel ritirarsi si perde memoria, si perde cultura, e si viene inglobati dal meccanismo del sistema del potere, il capitale vive su tutto. Oggi cambiare non è che sia possibile che domani cambia. Io dico sempre, facciamo la lotta all'interno delle istituzioni. Posso dire che non è il fatto principale, perché bisogna avere dietro, ma se tu non hai dietro nessuno, pensa che quello che fai è il minimo essenziale per dire che si può fare questo. Probabilmente bisogna uscire da un altro gatto, cioè quelle due generazioni qua, come si fa a recuperarle? I giovani di oggi, lo dico brutalmente, non hanno voglia di uscire dall'Europa, lo dico chiaro. Loro vogliono stare all'interno dell'Europa, non vogliono i sistemi di governo europei, vorrebbero girare in Europa con gli stessi diritti e doveri che ci sono in tutti gli stati, cioè il discorso della fiscalità, cosa significa questo? Forse significa dire stiamo in Europa e poi cerchiamo di cambiare. Se ci sono quattro stati che la contesto si può discutere, se c'è uno stato lo massacra. Ci sono quattro stati che sono, allora sì, erano quattro stati. Ce ne erano sei, però nessuno ha fatto in avanti. Qui abbiamo fatto gli ipocriti per ci danno 0,1, 0,1, che potevi intervenire sul proprio pareggio di bilancio, potevi investire qualche miliardo in più. Non abbiamo guardato il senso generale, ma il senso è stato localistico, cioè nazionalistico, neanche nazionalistico, rincoglionimento politico. Cadere. A proposito di quello che dicevi prima sul fatto che 23 comuni bresciani hanno una sola lista e noi siamo 7, ma io credo che rispetto al 900, abbiamo ancora modo di ragionare di un secolo fa. Certo, avere la presenza nell'istituzione sarebbe una cosa anche dal punto di vista dell'immagine importantissima, no? Però rispetto a un secolo fa, noi abbiamo la possibilità con l'attuale legislazione sulla trasparenza delle amministrazioni di andare a vedere, anche senza essere fisicamente all'interno del Consiglio Comunale, ogni delibera, ogni determina, sia di giunta che di Consiglio Comunale. Prendere in mano e esaminarla costantemente senza mai abbandonare l'opera di monitoraggio e denunciarla se possibile quando c'è qualcosa che non va. Ad esempio, a Concaglio, dove peraltro noi abbiamo fatto due riunioni per cercare di mettere insieme almeno una lista, non ci siamo riusciti perché si è trovato in tre. Certo. Però io dico ai compagni che anche senza avere una presenza nel Consiglio Comunale, i mezzi informatici che ci sono oggi permettono a tutti quanti, e dovrebbero farlo anche per chi non è riuscito pur volendo entrare nell'istituzione, di controllare e denunciare.
esempio, a Forcalli abbiamo scoperto che il sindaco leghista ha mentito palesemente con documenti scaricati dimostrabili alla Corte di Conti. Non sto a dire perché per come, però ha fatto una palese bugia di fronte alla Corte di Conti. E questo è passibile di una, non so di che cosa, può andare in conto. Però è una cosa che, oltretutto, l'assessore alle opere pubbliche ha una schiera di amici che lui stesso dichiara che fanno parte della sua azienda, perché lui ha una ditta di progettazione, che sono ingegnere, a cui regolarmente se ne dica regolarmente. Quindi, se noi dovessimo denunciare questa cosa, basta fare internet, vedere un pochino a chi vengono assegnati gli incarichi, vedere un pochino se ci sono i regolamenti, e denunciare pubblicamente. Ora, ci sono dei consiglieri comunali di opposizione con Cagliari, tutto questo materiale l'abbiamo messo a disposizione per consiglieri comunali. Abbiamo fatto un altro. Non sai come storia di allora conviene fare a meno di questa opposizione istituzionale quando si comporta così. Quanto vale usare gli strumenti che abbiamo anche esterni all'istituzione, no? Seconda cosa che devo chiederti tu alla fine, poi credo che interessi anche agli altri compagni, che valutazione dai sul comportamento di Tsipras? Guarda, di nuovo è da finito. Altri? Volevo solo dire due cose, ma nel senso a livello così personale, che sono andata un pochino in confusione oggi, effettivamente, perché dopo, vabbè, sicuramente qualcosa sull'Europa, sui trattati e sulla chiusura e dell'atteggiamento europeo sicuramente sapevo, soprattutto quando era avvenuto il conflitto con la Grecia. Però oggi sicuramente con la tua relazione mi sono chiarite, diciamo, altre parecchie situazioni, quindi tipo il 3%, questo limite, così tutto quello che è successo, tutto quello che i nostri governanti fino ad oggi in Italia, tutto quello che è stato scelto come compromesso, perché comunque i governi, sia di destra, di centro-destra e di centro-sinistra, evidentemente sono stati sempre favorevoli, diciamo, a questo tipo di trattati. E diciamo, noi come rifondazione, noi come questo simbolo, oggi mi sono messa un po' in confusione sul fatto che senso ha che noi a questo punto, visto che le condizioni sono abbastanza rigide, cioè se già il popolo greco, che comunque ha avuto modo di poter contrapporsi, è andata come è andata, noi che tutto sommato noi come rifondazione abbiamo veramente una percentuale molto bassa, che senso ha andare a discutere di questo, andare alle elezioni europee quando non avremo nessun potere di contrattazione? Neanche se avessimo, facciamo la fiducia. Non credo. Anche se raggiungessimo una forte presenza, facciamo la fiducia. E quindi l'allontanamento della sinistra, dalla nostra sinistra, a questo punto, non so, sto domandando se. Sono allontanati proprio per questa scelta che la Fondazione ha fatto e se magari c'erano delle alternative rispetto alla scelta di candidarsi e di andare in Europa. Scusa, io volevo aggiungere un piccolo coso microscopico, cioè di termine. Oggi si usa, nel confrontarmi con molti compagni, il termine sinistra, o no? È in forma generica, quando io sinceramente sinistra ho un'idea della sinistra, per cui volevo capire bene, o no? Se il PD, per esempio, fa delle politiche o no di destra, tramite le normative, si può definire ancora un partito di sinistra, perché a questo punto esiste una confusione tra compagni, o no? Dove io sento molte persone che sono all'interno del PD e che sostengono, no, le idee liberiste, come si è visto anche nel coso, dove nel dialogo politico mi parlano che è un partito di sinistra. Per me, no, essere di sinistra vuol dire essere altra cosa, per cui è bene anche chiarirsi, perché sennò, come dicevo stamattina, no, il termine rispetto al coso diventa un problema.
e di capirsi, se no parliamo tra sordi. Di comunque restare nel quadro della situazione, per garantirsi magari qualche volta anche in malafede, rendi di posizione magari singoli soggetti, da sindacalisti a politici, eccetera, è una riflessione amara che faccio, non sono certo contento. Però quella opposizione di radicale, diciamo così, di vera ribaltamento del paradigma liberismo, capitalismo, con tutto quello che ne segue, eccetera, eccetera, non è stato fatto, dagli anni 90 in poi non è stato fatto. E infatti, nel rifugiarsi a difendere soltanto, non dico lo status quo, ma quasi, siamo adesso a leghe, sovranismi e compagnie cantate, lavoratori contro lavoratori, regioni contro regioni, eccetera, eccetera. Davvero molto difficile recuperare una storia di questo tipo. Anche perché non vedo, ripeto, se va bene vedo soltanto, al di là di mille analisi come questo in questa occasione, ma leggo dappertutto, al di là dell'analisi di come è stato, come siamo arrivati, questa roba qui, ok, domanda, che si fa? Perché non vedo un disegno, un progetto, progettualità vera e propria di antagonista a questo stato di cose, come per esempio fanno, ed è sottolineato, i Sanders, Corbyn e compagnia, che sono i paesi, tra l'altro non certo, che abbiano neanche una tradizione storica, non dico comunista, ma socialista, America, terra. Mi viene in mente una vera e propria riforma fiscale, ci mettiamo anche a negoziare l'aliquota, qualche detrazione in più, che non si prende dalla radice del discorso. Come dicevo prima a pranzo con altri colleghi, mi sembra che da parte nostra, diciamo così, alla sinistra, continuiamo a utilizzare linguaggi, dogmi, diciamo i principi, i valori del Novecento, quando il mondo nel frattempo è cambiato. E ne mette per esempio la questione fiscale. Stiamo ancora dietro a queste cose, l'individualismo, il lavoro stesso, la tassazione del lavoro. Quando ormai sappiamo che ci sono, anche ormai economisti anche giovani, che spiegano che la rivoluzione tecnologica, il livello dei bisogni, perché quando noi contrapponiamo l'occupazione come dignità, eccetera, beh, sono principi giusti, per carità, però, ma veramente pensiamo che possiamo tornare a fabbriche di dipendenti che producono centinaia di miliardi di pezzi da inondare, per fare la messa in discussione dello stesso indice di crescita? Sappiamo crescita che produce rifiuti, produce consumo di energia, per questo la messa in discussione è questa. Naturalmente ci sono prezzi da pagare, oppure, perché la domanda è sì, certo, ma allora che facciamo fare, per esempio, se dovessimo, e allora riduzione dell'orario, redistribuzione, lo stesso discorso del reddito della cittadinanza, che al di là dei dettagli di come è stato fatto, eccetera, il principio è giusto, e lo dicono alcuni economisti, per esempio stessi di grandi economisti, che dicono se la ricchezza prodotta ormai nel mondo, viene prodotta dalle grandi tecnologie, il livello dei bisogni della gente stessa è minore, cioè non è che possiamo continuare a prendere ognuno 4 macchine, 10 telefoni, 5 telefoni, cioè, perché l'economia sta girando in questo modo, ci obbligano a cambiare il modello che abbiamo, ma non è che perché si consuma, perché c'è un nuovo modello, altrimenti non ci sarebbe bisogno. Lo stesso vale per le tavole, lo stesso vale per le autostrade, lo stesso vale per i cerchioni, tutte queste cose qua. Basta rimettere a posto quello che c'è e modernarlo, come è stato detto. Però non vedo una vera e propria messa in campo di un progetto di questo tipo, letteralmente antagonista, da spendere con la gente, con gli elettori e così via. Suggerisco un esempio che è da tempo che ce l'ho in tasca. Io, come sai, sono stato sindacato. Alla fine degli anni 90, parlando di previdenza,
sappiamo che c'è il pericolo adesso, i giovani non hanno la pensione, c'è un sottoscarico delle stesse pensioni, le rivalutazioni, ecco, per esempio, altro è poco secondo me. Dice giustamente, lì, parliamo di patrimoniali o tetti a pensioni troppo eccessive. Se magari sono andati in piazza un mese fa, di fatto per difendere le rivalutazioni delle pensioni sopra i 5.000 euro, parliamoci chiaro, che quella riforma lì del governo Giallo Verde andava a incidere un po' su pensioni da 3-4.000 euro in su, non sono proprio le pensioni di operare, parliamoci chiaro. Quindi anche lì sono prestati un gioco, secondo me. Però, in generale, il sistema previdenziale è legato allo schema del Foro del Novecento. Allora, produzione, si lavora, si accumulano contributi, si va in pensione, si prende quanto è stato risparmiato con le contribuzioni. E questo schema qui girava in un certo modo. Adesso, con un po' di anni, questo tema è stato studiato da un bellissimo convegno, io ho ancora le carte a Bologna, della CIT direttamente. Qui già allora si ipotizzava lo schema che abbiamo visto adesso, più lavori continuativi, riduzione dell'orario, lavoro, precarietà, non continuità della vita lavorativa, abbassamento delle contribuzioni, con la scusa di passare il conto del lavoro, alla fine vanno a toccare le contribuzioni e quindi di conseguenza il valore contributivo dell'assegno previdenziale finale, eccetera, eccetera, eccetera. Quello studio, mi sembra, non mi sono mai capacitato perché è stato abbandonato, prevedeva di prelevare la spesa previdenziale direttamente dai fatturati delle aziende, qualunque esse siano, poiché la maggior parte, molte aziende fanno adesso fatturati con anche metà o meno della metà degli stessi addetti che si facevano 10, 20, 30 anni fa, la ricchezza viene prodotta lì. Come sappiamo, per esempio, a livello mondiale, le prime 5 società del mondo a capitalizzazione di fatturato non producono nulla. Noi siamo abituati alla produzione della cosa materiale. Le prime 5 del mondo, Amazon, Facebook, Microsoft, non producono nulla. E così via per tanti altri esempi potremmo fare. Queste qua producono ricchezza, con molti meno lavoratori, oppure i lavoratori che lavorano sono, come sappiamo, sottopagati, cioè anche qui si tenta di tamponare con contratti, adesso salta fuori questa cosa del salario minimo garantito di legge, piuttosto che protezioni per tamponare, ma non, alla radice non c'è una proposta radicale che dice adesso basta. Allora, la ricchezza prodotta in qualunque modo l'azienda che ha zero dipendenti piuttosto che quella che ha 10.000, una percentuale del fatto, lo dico adesso io, è stata studiata in quel convegno con gli anni 90, si preleva una quota di X% e va destinata alla previdenza di tutti, dopodiché quello, come è sempre successo, quello che ha la professione più alta, che può prendere 2, 3, 4, 5, 5, 6 mila euro, aggiungerà soltanto eventualmente per incrementarla, quell'altro se contenta ha tutti almeno una pensione da 1.000 euro, senza dire quanto hai lavorato, se hai fatto 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni, 60 anni. Perché la previdenza come tutela sociale del popolo deve essere finanziata dalla ricchezza prodotta, ma adesso non è più come nel Novecento, dove c'erano le fabbriche, c'erano l'azienda, tutto lo sviluppo di cui abbiamo sentito parlare. Ecco, proposte di questo tipo veramente che scardinano alla radice i sistemi e le regole capitalistiche. Le leggo da economisti, le abbiamo sentite anche qui, ma gli economisti validi ci sono, ma non vedo una task force, diciamo così, che riunisca intellettuali, economisti, sindacalisti, politici, eccetera, che metta in campo effettivamente una proposta alternativa a questo stato di scuola da spendere nell'Europa. E qui, a proposito della fattibilità delle cose, qui torniamo al discorso, anche questo lo dicevo con altri compagni. Fare il programma, c'è anche di sinistra italiana,
cioè tutti d'accordo, benissimo. La mia domanda è, dicevo, da 40 anni che partecipo a competizioni elettorali di tipo diverso. Ma la domanda è, come realizzare, non dico un decimo di parole, se si è da soli e non si creano sinergie a livello europeo, certo, c'è il QE, c'è tutto quello che è. Però a livello ormai siamo ancora, non parliamo in Italia, adesso non abbiamo questo dibattito, per carità, però non vedo questa unità di intenti che mette in campo davvero la cosa del tentativo che per scardinare questo, questa cosa qui, che se no si rischia di limitarsi alla denuncia e alla all'esposizione, all'analisi delle cose fatte perché siamo arrivati qui, ma senza avere risposte concrete da spendere nei confronti della gente, delle persone, che poi viene facilmente fagocitata da risposte banali e populiste, che sappiamo, l'immigrato, il rom, l'euro, però comunicata in maniera sbagliata, il francese e il compagno. Altri? Non so se non c'è nessun altro. Allora, voi avete posto moltissime questioni, io sto a quello che mi pare essere l'essenziale, poi se per strada perdo qualche cosa me lo direte all'istante. Quindi. Allora, intanto, intanto c'è un problema che apparentemente è solo formale, che è quello del linguaggio. Parto proprio dalle ultime considerazioni che continuano a tornare, però. Il linguaggio è importantissimo, perché se alle parole non corrisponde un significato oggettivo, tu realizzi quella che gli psicologi chiamano una traslazione semantica, cioè di significato, che non ti fa più capire niente, letteralmente niente. Parto proprio dalla questione che è stata posta adesso. Sinistra. Allora, senza scimmiottare o parafrasare Giorgio Gaber, cosa vuol dire sinistra? Berlusconi ha insegnato a tutti, nel corso di un ventennio, che tutti coloro che non erano come lui erano sinistra o addirittura comunisti. Dopodiché anche il termine comunismo ha subito una torsione semantica assolutamente impressionante. No, ma al di là della parità o non parità, rimane il fatto che è scomparso dalla percezione collettiva che cosa significhi sinistra. E l'avere incarnato nel PD la sinistra, questo avviene ancora sistematicamente, basta accendere la televisione e guardare, io non lo faccio più da tempo, un qualsiasi talk show, e tu scopri che quando si parla della sinistra, il PD si autogratifica di questo termine continuamente e gli altri fanno esattamente la stessa cosa, voi della sinistra. E questo è diventato un elemento di narrazione collettiva. Se tu vai davanti a una fabbrica e distribuisci un volantino, i lavoratori, gli operai ti dicono: ma la sinistra è quella che mi ha portato via la scala mobile, l'articolo 18, che ha fatto le privatizzazioni, che ha cancellato le pensioni di anzianità. La sinistra. Perché naturalmente è avvenuto questo processo di assimilazione. Se la sinistra è questa cosa qua, io, proletario, non ho alcun interesse a sostenere una formazione di questo tipo. Qual è la sostanza che sta dietro questa narrazione diventata senso comune, collettivo, generale? Sta la verità, cioè sta la verità del fatto che il PD in tutte le sue varie trasmutazioni, scioglimento del PC, PDS, DS, PD, in questo processo itinerante, in questa transumanza, è arrivato fino all'identificazione della propria cultura economica e sociale
con le politiche liberali, un po' più ammantate di buonismo, ma sostanzialmente sui fondamentali assolutamente identiche. E infatti è stato esattamente il centro-sinistra che da oltre 20 anni a questa parte, non da qualche anno, ha inaugurato quelle politiche. Scusate, il primo grande, drammatico episodio di destrutturazione del mercato del lavoro, a chi lo intestiamo? A un governo di centro-sinistra. Il pacchetto Treu, che ha inventato un ginepraio di rapporti di lavoro precari, 43 forme di lavoro precario, cioè trasformando il mercato del lavoro in un libero mercato delle braccia. È stato il centro-sinistra. Quindi, voglio dire, questo processo di trasformazione dei fondamentali in quelli che sono stati gli epigoni fondamentali di un processo di trasformazione della sinistra storica in Italia, quella roba lì pesa, è un retaggio che c'è, assolutamente evidente. Non si può prendersela con la gente, se nell'immaginario collettivo la sinistra è quella roba lì. E quindi la prima operazione semantica che riguarda l'uso del linguaggio che noi dovremmo fare, la prima opera di demistificazione è quella di spiegare alle persone, nelle parole più semplici, che la sinistra, nelle sue caratteristiche storiche, che è l'unione di libertà ed uguaglianza e solidarietà e trasformazione di rapporti sociali fondati sullo sfruttamento, non ha niente a che vedere col Partito Democratico, coi suoi cespugli, che sono un'altra storia. Certo, mi rendo conto che non è facilissimo spiegarlo, non è una cosa facile, ma bisogna farlo, e producendo a sostegno di questa tesi i fatti, e dicendo anche che non è vero che tutti, proprio tutti, hanno sostenuto posizioni di questo tipo e hanno accettato, sia pure commettendo errori, perché abbiamo una bella zavorra anche sulle nostre spalle, parlo di Rifondazione Comunista, ma non tutti hanno accettato questa china. Visto che oggi stiamo parlando d'Europa, per capirci, mentre tutto l'attuale arco costituzionale, cioè quelli che stanno in Parlamento, hanno approvato costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, Maastricht, Trattato di Lisbona, eccetera, 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 fino ad arrivare alle ultime, tutto l'arco costituzionale, dal PD al centrodestra, passando per la Lega, eccetera, hanno votato e approvato i trattati europei. Li hanno fatti propri, non sono caduti giù da Marte, sono stati approvati dagli Stati membri e dai loro governi, tranne, scusate, ma lo devo dire, non mi piace tradurre la cosa in una propaganda spicciola, tranne Rifondazione Comunista, adesso per dirla tutta. Quindi, fra le enormi difficoltà che abbiamo incontrato sulla nostra strada, costellata anche di errori, come ho già detto, c'è questo punto inequivocabile. Qualcuno ha detto no, quella strada non doveva essere percorsa, perché si era intravisto quello che io ho cercato di dirvi nella relazione di questa mattina e che abbiamo visto esemplarmente documentato nel documentario di oggi, fatto molto bene, sulle cose essenziali, quelle che poi contano. Ora, c'è un'altra questione preliminare, l'ignoranza. Ora, la ragione, scusate questa breve digressione personale, per cui io ho deciso a un certo punto della vita di, parlando con i compagni di Fondazione, con la direzione, di mettere a disposizione me stesso e tutta la rete di conoscenze che ho per gestire programmi di formazione politica, è perché personalmente sono arrivato alla conclusione che l'ignoranza, che dilaga anche nelle nostre file, è il combustibile reale di tutte le avventure reazionarie. Non c'è dubbio. Ma questo lo constatate anche voi. Non è forse vero che quando si ha perfetta cognizione di causa su un argomento, ce l'hai davvero perché lo conosci, trovi anche le parole per dirlo? Cos'è l'eloquenza? L'eloquenza è questa roba qua. Non è un'altra cosa, ce l'ha insegnato Cicerone che è questa roba qua. Se tu conosci un argomento sei capace di esporlo.
Non occorre essere degli scienziati, però lo devi conoscere, rispetto a un mondo che ha una sua complessità, non è un mondo semplice. Però se conosci le cose, capisci che le apparenti astrusità e complessità attraverso le quali si presentano gli ingranaggi nel mondo non sono poi, se hai gli strumenti per farlo, così complicate da non poter essere spiegate anche in modo elementare. Si può fare, però bisogna conoscere. E allora la formazione politica è essenziale. Poi capisco, nel caso del PD non c'è soltanto la transumanza su un'altra sponda. Parli, passi sul carro dei vincitori. Credo di avervelo già raccontato una volta, ma c'è un bellissimo testo di uno psicanalista che si chiama Cesare Musatti, ormai passato miglior vita, che si chiama Chi ha paura del lupo cattivo, dove lui spiega una cosa che è verissima. Dice, proprio nel testo che dà il titolo al libro, pubblicato da Editori Riuniti e adesso oltretutto rieditato, dice: succede nei gruppi sociali e politici quello che talvolta succede fra le persone. E cioè che cosa? Che quando subisci uno scacco, una sconfitta, anziché elaborare il lutto e recuperare le tue motivazioni originarie, rivalutando gli errori che hai commesso, fai un'altra operazione del tutto opposta, dice Musatti: salti sul carro del vincitore. E lui chiama questo fuga nell'opposto. È esattamente quello che è successo al PD. Fuga nell'opposto. Cioè tu parti dalla difesa di certi strati sociali, dal riconoscimento che la società di mercato non va bene, dall'idea che devi trasformare i rapporti sociali, all'idea che questo mondo è l'unico sostanzialmente possibile. È tutta la storia delle socialdemocrazie e del comunismo del XX secolo, non del XXI. Abbiamo fatto qualche settimana fa, abbiamo parlato, anzi qualche l'anno scorso abbiamo dedicato alla rivoluzione d'ottobre interi convegni, abbiamo discusso poco tempo fa di Rosa Luxemburg. Beh, il tema è esattamente quello lì. La trasformazione del movimento comunista, dell'idea socialista, in socialdemocrazia, che da Bad Godesberg in avanti dice: questo mondo nella sua sostanza non si può modificare. Rapporti capitalistici di produzione sono il giro d'orizzonte, le colonne d'Ercole, oltre le quali c'è il precipizio. Quello che noi possiamo fare è una cosa sola: a valle di questi rapporti immutabili, cercare di mettere a posto alcune cose. Riformismo spicciolo, che è naufragato per le ragioni che sono sotto gli occhi di tutti. Perché è vero che è caduta l'Unione Sovietica, che quel pezzo di mondo è andato in frantumi per n ragioni che adesso non abbiamo qui il modo di riprendere, ma è altrettanto vero che contemporaneamente sono naufragate, e non a caso, le socialdemocrazie in tutto il mondo. E ha vinto il capitale, nella sua forma più brutale. Poi è evidente che c'è anche dell'altro, ma io di questo francamente non vorrei parlare. C'è anche la corruzione, corruzione ideologica, politica, quella volgare. Per dirla con le parole del grandissimo Jean-Jacques Rousseau, tu puoi correggere chi si sbaglia, ma come trattenere chi si vende? Quella è una cosa impossibile. Ma questo è un altro discorso, lasciamo stare chi si vende. Sono tanti. Il tema che noi abbiamo di fronte è più grosso. E allora, sulle questioni fondamentali che avete posto. Intanto c'è una questione sulla quale io credo che dobbiamo venire in chiaro, ma scusate un po', il mondo, lo sviluppo capitalistico, poi arrivo alla questione del PIL che è importantissima, lo sviluppo capitalistico, se ne era già accorto Marx, non è, cioè, ha prodotto uno straordinaria crescita delle forze produttive, cioè della ricchezza prodotta dal lavoro sociale. E con l'innovazione tecnologica questo si è moltiplicato in modo assolutamente straordinario. Se ieri la Ford era la più grande azienda del mondo, oggi la più grande e potente azienda del mondo è Amazon, insieme a Walmart. Quindi voglio dire, dalla produzione immediatamente materiale alla produzione virtuale. Però per farla semplice, quello che mi interessa sottolineare è questo. Che se un tempo la produzione realizzata attraverso il lavoro sociale, quello socialmente necessario, la messa al lavoro di esseri umani con la loro intelligenza e con le loro mani,
produceva X, oggi produce X al cubo. Questo che cosa vuol dire? Ma l'aveva scoperto anche qui. Guardate che gran parte delle cose sono state già scoperte, poi si sono dimenticate. Lord Minor Keynes, al quale anch'io mi sono riferito e ampiamente citato anche nel documentario che avete visto, aveva detto, da liberale molto illuminato, averne, aveva detto una cosa semplice: guardate che lo sviluppo delle forze produttive è tale, già al suo tempo, che noi potremmo tranquillamente arrivare a ridurre l'orario di lavoro a 3 ore al giorno attraverso un processo di redistribuzione del lavoro e quindi della ricchezza necessaria. Cioè, cos'è che aveva capito? Che lo sviluppo tecnologico della scienza applicata ai processi produttivi e l'applicazione di sempre più sofisticate tecnologie consente una cosa eccezionale, di lavorare di meno e di fare in modo che il tempo liberato dal lavoro socialmente necessario sia rimesso alla libertà degli individui. Questo è un presupposto che Maynard Keynes, nella sua geniale lettura dei processi, non aveva immaginato, se l'aveva immaginato, l'aveva polemicamente sottolineato, che dentro questi rapporti sociali questo non è possibile, perché l'aumento della ricchezza prodotta dal lavoro sociale viene immagazzinata pressoché tutta dai proprietari universali, perché questa è la logica del capitale. Io mi approprio di tutta la ricchezza prodotta dal lavoro sociale e consento a coloro che la producono soltanto i mezzi necessari per la loro riproduzione. E questi mezzi per la loro riproduzione da cosa dipendono? Da cosa dipendono? Dalla capacità di quei soggetti di produrre lotta di classe. Cioè anche la quantità di beni, di denaro, di reddito necessari per la propria autoriproduzione come forza lavoro, persino quelli che sono comunque un'espropriazione di gran parte della ricchezza del lavoro sociale, dipendono da come tu sei capace di combattere. Però questo ci dice una cosa essenziale, che il traguardo per l'umanità, proprio in base alla straordinaria ricchezza prodotta dalla tecnologia e dalla scienza, che non è una maledizione, è una benedizione, perché potrebbe raggiungere quei risultati se non fosse destinata ad un'appropriazione privata, che è invece esattamente quello che accade, l'appropriazione privata di tutta la ricchezza sociale. Ma il tema è lì, per noi. Per cui Karl Marx, quando scrive il manifesto del Partito Comunista, non si disperde nella meandro delle tante rivendicazioni possibili. Ah, una la mette lì però. Qual è? La riduzione dell'orario di lavoro. La riduzione dell'orario di lavoro. Perché pensa che il regno, fra virgolette, della libertà possa essere raggiunto e sia alla portata dell'umanità se fa questa operazione. Se utilizza le risorse prodotte dal lavoro sociale per liberare gli esseri umani associati. Proletari di tutto il mondo, unitevi, ha esattamente questo significato. Avete un mondo da guadagnare? Basta che vi liberiate le vostre catene. Ha questa idea intellettuale che la classe operaia, il mondo dei subalterni, deve imparare a guardare al tutto dal punto di vista di una parte. Quelli che, liberando se stessi, liberano tutta l'umanità. Allora, questo elemento è fasullo o è vero? Io dico, è profondamente vero. È una delle contraddizioni del nostro tempo. Quando nell'introduzione, prima, nel rispondere a qualche domanda, vi dicevo... Ma come è possibile? Nessuno si pone questo interrogativo elementare. Chi decide cosa si fa? Che cosa si produce? A tutti sembra una cosa banale e ovvia. C'è il padrone che decide di fare fiori di plastica piuttosto che l'elettromedicale di quell'azienda che è stata portata via, piuttosto che mine antiuomo, piuttosto che... Ma lo decide il padrone, il sistema. Certo non lo decidono. C'è un'autorità pubblica che decide cosa occorre? Cosa occorre per il benessere sociale? Che cosa c'è? A noi interessa produrre delle merci, ulteriori merci, entrate in un qualsiasi supermercato,
Ma vi siete mai, avete l'idea di cosa c'è dentro uno delle decine o qualche centinaio già nella provincia di Brescia tutta di supermercati? È un emporio enorme, non è di quello che c'è effettivamente bisogno. E qui c'è la questione del PIL, del prodotto interno lordo, come indicatore del benessere sociale. Questione vecchia, dicevo prima, ce ne sono mica tante di cose nuove. Perfino Robert Kennedy, 1968, fa un intervento a Stanford, all'università, no, a Boston, e dice, guardate che il PIL, lui, Kennedy, neanche qui, non un bolscevico, noi adottiamo questo indicatore del benessere sociale, ma guardate che è finto, perché nel conteggio economico del PIL entrano le carceri, la produzione delle armi chimiche, ed elenca via via una serie di cose che non sono certo un indicatore della civiltà, ma che concorrono a fare il PIL. Praticamente anche, scusate, del resto Berlusconi, che ci vede lontano da questo punto di vista, l'ha indicato, ma anche la produzione della mafia, perché no? Anche quello è PIL, è prodotto interno lordo. Allora il tema per noi è esattamente quello. Non soltanto di utilizzare la tecnologia e la scienza per ridurre l'orario di lavoro e rendere le persone più libere e dare lavoro a tutti, perché è dal lavoro che viene la dignità, non da un reddito elargito a qualsiasi titolo. Dal lavoro, come è scritto nella nostra Costituzione, non invento niente neanche qui. Ma c'è anche il problema essenziale di chi decide cosa si produce. La nostra Costituzione lo dice. L'articolo 41, secondo comma, che io ho citato stamattina, recita esattamente che è l'autorità pubblica che deve decidere che le produzioni che vanno sostenute perché sono coerenti con l'interesse sociale e non quelle che ledono la libertà, la dignità umana, e che l'autorità pubblica deve esercitare i controlli perché questo avvenga. Qui c'è il grande tema. È possibile che ci siano produzioni adeguate a dare una risposta di questo genere, a garantire la piena occupazione, o la piena occupazione è un mito sbagliato? Scusate, io ho fatto degli esempi stamattina, non è mica detto che tu debba produrre solo merci che si sovrappongono ad altre merci. Fra l'altro ormai i mercati sono mercati di sostituzione, non è che siamo negli anni 50 dove dovevi a tutti il frigorifero, l'elettrodomestico, l'altro, la cucina domestica, la 500 per andare a fare le ferie 15 giorni, cioè queste cose sono più o meno, adesso metteranno in discussione anche queste, ma sono più o meno cose realizzate per cui è un mercato di sostituzione. Anche per questo devi ridurre l'orario di lavoro, non c'è alcun dubbio. Per quella cruna del lago lì devi passare, e poi ci sono un sacco di cose utili che non si fanno. Perché non si fanno? Come quelle legate al welfare. Perché in un regime capitalistico non sono in grado di remunerare il capitale investito. Per questo il capitale, quando si muove, le abbandona allo Stato, e se lo Stato non ha i soldi per farlo, non si fanno. Quindi è questo il meccanismo che bisogna capire. La gabbia che deve essere spezzata. Deve proprio essere spezzata. Allora, anche qui, altra questione che è stata posta, credo fosse Giorgio Polla o d'altri. È vero, si è aperta a un certo punto una discussione. Può il pianeta reggere un livello di consumo, di vita, che è quello tipico dei paesi occidentali, diciamo Europa, Giappone, un pezzo di Australia, Stati Uniti d'America ovviamente, può? Si dice, se lo facesse il pianeta esploderebbe, proprio un tappo di spumante, cioè, altro che effetto serra, eccetera, eccetera. C'è un piccolo problema che si è posto immediatamente in rapporto a paesi nei quali le persone, altro che tre macchine per famiglia, che non hanno il minimo essenziale, che non hanno un pasto caldo una volta alla settimana, i cui bambini si riempiono la pancia gonfia perché non riescono a bere acqua che non sia acqua in fe. Allora,
esiste un problema di intervenire anche sulle modalità di consumo, sul modello di consumo, di produzione ho già detto, e di consumo nei paesi occidentali. La questione famosa posta dal famoso Berlinguer al convegno dell'Eliseo del 1977, quando dice, giunti a questo punto della nostra forza, 34%, non possiamo solo accontentarci del tema della distribuzione della ricchezza, dobbiamo discutere di cosa, come e per chi si produce. Grande tema, dice, un problema che non siamo mai riusciti nella nostra storia a porre all'ordine del giorno, adesso lo dobbiamo porre. Solo in quella fase si affrontò la questione con questa angolatura, ma non c'è alcun dubbio che ci sono aree del paese, del pianeta, nelle quali non c'è il minimo indispensabile. E allora il problema c'è, perché quando tu dici, tu che ce le hai tutte queste condizioni, dici all'altro, sai che c'è? Siccome il mondo esplode, l'abbiamo fatto esplodere noi, tu devi morire. Cioè, voi capite che un'operazione di questo genere non sta in piedi. Quindi è chiaro che se una rivoluzione, mo ci vuole Marx, se una rivoluzione deve partire, non può partire dall'alto, là puoi trovare degli interlocutori, degli alleati, deve partire dai punti alti dello sviluppo, è lì che deve avere la capacità di intervento, di dire cosa e in quale profondità vanno modificati i rapporti sociali. Questo almeno è quello che io ritengo essenziale. Dopodiché è evidente che non ci saranno più le fabbriche di 1000 dipendenti, ma non è questo il problema. Il problema non è se ci saranno fabbriche, se avrai la produzione fordista o taylorista piuttosto che... I modi della produzione possono essere i più svariati, i più utili, tenuto conto del fatto che anche semplicemente lo sviluppo della manutenzione straordinaria di questo paese presupperebbe lo sviluppo di tutti i comparti, siderurgico, meccanico, tessile, meccanica pesante, meccanica fina, non c'è alcun dubbio, e non per fare altre merci, per trasformare la caratteristica di questo paese, per renderlo paese di pena dignitoso, cosa che non puoi fare, come abbiamo già visto ampiamente discusso, perché ci sono vincoli interni ed esterni che te lo impediscono, cioè il grande tema delle classi dominanti. Ora, sindacato, io, è talmente breve che ve lo leggo, io ve l'ho appena citato stamattina, ma quando scopriamo che CGIL, CISL, UIL e Confindustria sull'Europa fanno un documento comune che dice, leggo testualmente, l'Unione Europea è stata decisiva nel rendere lo stile di vita europeo quello che è oggi, ha favorito un progresso economico e sociale senza precedenti, con un processo di integrazione che favorisce la coesione fra paesi, e la crescita sostenibile, continua a garantire, nonostante i tanti problemi di ordine sociale, benefici tangibili e significativi nella comparazione internazionale per i cittadini, i lavoratori e le imprese di tutta Europa. Minchia, direbbe. La risposta non è battere in ritirata, ma rilanciare l'ispirazione originaria dei padri e delle madri fondatrici e l'ideale degli Stati Uniti d'Europa. Ma quale? Ma Altiero Spinelli, Colorni, quelli del patto di Ventotene, parlavano di stati socialisti d'Europa, parlavano di nazionalizzazioni dei principali asset produttivi. Ma di cosa parlano? E per fare cosa, conclude quel documento, quelli che intendono mettere in discussione il progetto europeo vogliono tornare all'isolamento degli stati nazionali, alle barriere commerciali, quelle che ci sono sostanzialmente, ai dumping fiscali, alle guerre valutarie, richiamando in vita gli inquietanti fantasmi del Novecento. Per la Madonna! Cioè, altro che terrorismo! Cioè, arrivano le cavallette, le piaghe bibliche, lo sfacelo, cioè l'Europa è quello lì, il giro d'orizzonte è quello lì. Senza comprendere, con Confindustria, che ovviamente applaude, dice, metto tutto all'incasso, sapendo che cosa?
che se c'è una chiave per uscire dalle nostre difficoltà, che sono enormi, è quella dello sviluppo, che non può che essere drammatico, del rilancio della lotta di classe nel nostro paese, senza la quale non si va da nessuna parte. Certo che se tu spieghi ai lavoratori che, bene o male, il vincolo del 3%, il 60% del debito PIL, l'intelaiatura finanziaria che regge l'impalcatura europea, sono quelle, e dice che sì, sarebbe bello che, ma cioè, è finita. Cioè, tu disarmi quelli che dovrebbero invece ricavare la cognizione della possibilità di modificare lo stato delle cose. Cioè gli spieghi che sostanzialmente non è possibile. Li condanni alla rassegnazione, alla passivizzazione, e non gli spieghi come stanno le cose. E non gli dici qual è la via che si potrebbe invece seguire. Progetto e risposte concrete da spendere. Io ho provato a dirne alcune, nella parte finale della mia esposizione, che sono l'esatto opposto diametrale di quelle che penserebbero Salvini e compagnia bella, perché è evidente che c'è una pars destruens e poi a quella devi associare anche una pars construens. Devi dire, vabbè, ma se metti in discussione questo meccanismo, che cosa c'è? C'è l'involuzione nazionalistica? No. Ci deve essere la riconquista di un'identità nazionale non fondata sul mercato. E lo strumento è la Costituzione. Il progetto è lì. Non è il socialismo, ancora, non c'è dubbio che non è il socialismo, ma di lì passano vagoni piombati. Cioè è la trasformazione di tutti i rapporti. A meno che non decidiamo noi, per autolesionismo, di sterilizzarla. E di sterilizzare noi stessi, però. Di sterilizzare il nostro processo, il nostro progetto politico. Altra questione. Ha senso partecipare alle elezioni se non si conta niente? Allora, qui bisogna capire perché, altrimenti, cioè, se uno pensa che si trasforma il mondo attraverso la partecipazione alle elezioni, si è già dato la risposta, non funziona così. Il resto, che adesso qui siamo in una sede dove essenzialmente siamo tutti comunisti, insomma, veniamo da quella tradizione storica, culturale. Il Partito Comunista è nato anche in paesi, in situazioni dove non esistevano le elezioni, i parlamenti, per capirci. Mica è nato con le elezioni il Partito Comunista. È nato per fare la rivoluzione. Quindi non c'è alcun dubbio che se tu ti strutturi in partito politico hai un obiettivo che è molto più avanzato ed importante e che deve essere coltivato quotidianamente attraverso la produzione della lotta di classe, di quello della partecipazione alle elezioni. Ma la partecipazione alle elezioni e una visibilità istituzionale non c'è dubbio che è una cosa utile a qualsiasi livello. In un comune, in un paese, a meno che non diventi elettoralismo. Gli ismi sono tutti nefasti, tutti gli ismi. Tranne il comunismo. Sì. Ma, e allora diciamo non gli ismi come sostantivo, come aggettivo. Cioè, se tu trasformi la partecipazione alle elezioni in vocazione elettoralistica, se non ci sono non conto niente, mi posso spiaggiare, sparare un colpo alla testa, e non c'è dubbio che è finita. Il ruolo del partito politico è un altro. Ne discuteremo, credo che sia l'ultimo dei corsi che facciamo, cioè quello intitolato Per una teoria del partito politico, e vedremo di studiare come è nato il partito politico, dove, perché, cioè, cosa deve fare, così via. Ma è chiaro che la partecipazione, la presenza nelle istituzioni, piuttosto che non avercela, al di là dei problemi legati nel nostro caso al finanziamento, non c'è alcun dubbio che una platea, un luogo, un punto di riferimento che insieme ad altri è utile per lo sviluppo della lotta, per l'emancipazione, eccetera, eccetera. Quindi è certo che ha senso partecipare. Questo indipendentemente dal fatto che tu non sia nelle condizioni di modificare, perché quando partecipiamo alle elezioni politiche in Italia, cioè pensiamo e partecipiamo e organizziamo quando possiamo una lista attraverso coalizioni, spesso facendo imbrogli, casini, eccetera, eccetera. Però l'obiettivo è quello di avere un pulpito, un luogo
attraverso il quale poter parlare a tutto il paese in una situazione nella quale siamo talmente fuori da tutti i giochi, da tutta l'influenza dei media, che gli unici che hanno possibilità di avere un approccio, un rapporto con il grande pubblico, con i cittadini, sono quelli che passano attraverso lo strumento maledetto che è la televisione, che informa il punto di vista di gran parte delle persone, che se guardano, guardano solo quello, perché magari non leggono neppure i giornali, e non è del tutto un male neanche quello, per la verità. Altra questione, Tsipras. Allora, cosa penso io? Io dico cosa penso io, ovviamente. Secondo me noi abbiamo vissuto di una, come spesso è accaduto a noi, di una ubriacatura, in gran parte giustificata, nel senso che quando Syriza vince le elezioni col programma di Salonicco, che è un programma assolutamente straordinario, di capovolgimento di tutti i rapporti sociali in Grecia, sanità, pensioni, istruzione, salari, partire da quelli pubblici, messa in discussione dei trattati, messa in discussione del debito, vanno a trattare con l'Europa. Quando questo è successo, non solo io, si sviluppò una discussione dentro la rifondazione. Sì, fa benissimo, perché è possibile. Cioè, qualcuno pensò davvero che fosse possibile negoziare con l'Unione Europea. Cioè, come se, questo è il paragone che mi sono sempre sentito di fare, come se una persona colpita dall'usura pensasse di poter negoziare con lo strozzino. Lo strozzino ti mette la cravatta ancora più stretta, sanno tutti. E questo è esattamente quello che è successo. A quel punto, cosa doveva fare la Grecia? Mi rendo conto che la cosa è, come dire, detta da chi sta in Italia e che guarda e che osserva le cose, può, anche perché tutto si sviluppa nel clima drammatico che abbiamo visto. Ma il popolo greco l'aveva indicata la strada. Hanno fatto un referendum quando erano sotto schiaffo e hanno detto no. Grande maggioranza, ragazzi, oltre il 60%, gli ha detto non si deve, sotto ricatto, ma sotto ricatto materiale drammatico. Se a quel punto tu cedi, a quel punto la deriva è fatta. Quello che è stato imposto alla Grecia, l'avete visto nel documentario, è assolutamente drammatico. Tsipras si è beccato scioperi generali su scioperi generali. Io non so se ce la faranno a essere rieletti o meno. Ma non c'è dubbio che l'operazione che si è fatta è rimanere schiacciati non sotto piedi d'argilla, ma sotto piedi pesantissimi. Certo che non c'è stato bisogno che lì ritornasse la troica, lo so bene, hanno applicato tutto. E Syriza si è spaccata, perché poi se c'è una cosa che tu non devi mai fare, ecco, questo è quello che penso io, una cosa che non devi mai fare è spaccare il tuo fronte, spaccarlo. E si è spaccato drammaticamente. E ascoltavo a Roma, in uno di questi dibattiti a cui ho partecipato anch'io, la riflessione che faceva, credo avervene accennato prima, che faceva questo professore che adesso insegna a Londra e che è, come dire, uno di quelli che hanno costruito l'altro pezzo, fuoriusciti da Syriza, che ha fatto un discorso di grande profondità. Non da spacca 15, da spacca montagna, no, però ha detto una cosa molto semplice. Dice, quando tu soggiaci alla paura, o meglio, quando c'è il rischio che la paura travolga tutto, o tu riesci, entrando nella testa delle persone, con il loro consenso, a proporre un obiettivo ancora più forte della paura, questa è la chiave di volta, è la chiave di volta. Per drammatiche che siano le condizioni nelle quali dopo ti troveresti ad operare. Ma il recupero della propria dignità e della propria indipendenza e autonomia nazionale è essenziale proprio per costruire con gli altri popoli una strada diversa. Altrimenti tu finisci per soggiacere al diktat, come esattamente è avvenuto. E se ne educa uno, se ne colpisce uno, come si sa, per educarne c'è. Quando avete sentito Varoufakis, dice, quando si è arrivati al dunque, l'Unione Europea, adesso lo ammette persino Scholz,
dice, sono andati persino oltre le proposte iniziali dell'Unione Europea. Perché? Perché bisognava fare una lezione. Non si esce da questa... è guerra compiuta con altri mezzi, fatta con altri mezzi, perché poi c'è una contabilità materiale, eh? Avete sentito Varoufakis? Cioè la gente che andava a scuola, non andava a scuola perché c'era un problema di malnutrizione, la gente che sveniva, gli alunni che svenivano a scuola, l'impossibilità di somministrare la come si chiama quel medicinale essenziale per i diabetici, l'insulina. Perché si è dimesso, secondo te? Varoufakis, quando lui si è dimesso, no, quando lui si è dimesso perché ha detto: io non sono d'accordo con Tsipras. Questa è la dichiarazione che ha fatto lui. Non sono d'accordo con Tsipras, e a quel punto la domanda che gli è stata rivolta è: che cosa allora avresti fatto? E lui su questo, come dire, ha tergiversato. Ha tergiversato. Bisogna fare, bisognava porre, però vabbè, questo è un problema di Diem, 25 di Varoufakis e così via. Questo è quello che è successo allora. Io la ricordo tutta la discussione fatta dentro l'infondazione allora. Io dicevo, Varoufakis si è dimesso per disaccordo. E il punto era, no, non voleva mettere... No, no, c'era un disaccordo esplicito su quello che era necessario e possibile fare in una condizione pur assolutamente drammatica, intendiamoci bene. Perché... Perché Tsipras non si è dimesso? Questa è una... questa è esattamente una delle domande che sono state rivolte, molto precisa, non solo io ma anche altri dentro la fondazione. Cosa conviene in una situazione di questo genere? C'era un'altra strada? Io non riesco a fare un accordo con l'Unione Europea? Ritorno in Parlamento e prima ancora del Parlamento ritorno nel paese, visto che Syriza aveva questo legame così profondo con le masse popolari greche, e si poteva dire: queste sono le condizioni che si pongono, è una resa senza condizioni, noi non siamo d'accordo, cosa dobbiamo fare? E a quel punto tu costruivi, attraverso un drammatico dibattito pubblico, una possibile via d'uscita. E comunque dovevi dire, noi non saremo gli esecutori testamentari di questa roba che fa, determina esattamente l'opposto di quello che noi, di quello che noi avevamo detto, promesso e voi votate nel referendum. Questa era una strada possibile. La decisione di rimanere come esecutori testamentari di quella debacle clamorosa è una cosa che ti mobilizza anche per il futuro. Perché, e finisco, tu puoi anche essere sconfitto. Ci sono delle situazioni in cui tu puoi essere sconfitto. Ma se riconosci quella sconfitta e non ti pieghi inesorabilmente alle conseguenze che altri ti vogliono imporre, anche nella sconfitta, tu sei nelle condizioni, nel tempo, di riprendere. Se non lo fai e se vendi la sconfitta come una mezza vittoria, tu distruggi il terreno sul quale poi puoi ricostruire. Ci sono delle sconfitte che sono sconfitte costituenti, cioè ti garantiscono la possibilità nel tempo di riprendere la tua strada. Se le molli, non uso la parola se tradisce, non la voglio usare, se tu le molli, tutto diventa straordinariamente più difficile. Come fai, per esempio, a riprendere con forza il programma di Salonicco come Syriza, dopo che questa è stata la fine e dopo che hai spiegato che la trattativa, vi ricordate nel documentario, hanno citato un pezzo proprio del discorso di Tsipras alla vigilia, che dice facciamo questo, 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 quest'altro, e fai l'opposto, l'esatto opposto, e ti incarichi di realizzarlo dopo l'accordo costruito in modo con un diktato da parte dell'Unione Europea. Ecco, questo è quello che penso. Io ho pianto cose. Lo credo. Non solo tu. Non solo tu. Dopo questo referendum c'è stato un passaggio elettorale. E come è andato a finire? Quelli che sono usciti, sono praticamente scomparsi. Questa cosa è un'altra lezione da imparare.
perché altrettanto è vero che nell'ultimo documento del Comitato Centrale di Siriza fa riferimento alle cose che sono riusciti a leggere rispetto al massacro che è arrivato. Questa è la realtà, dopodiché vediamo in questa lezione come andrà a finire, perché c'è la barra dorata che fino all'altro giorno sembrava che dovesse invece i fascisti della barra dorata sono anche scomparsi. Ecco, cioè guardiamo sì, faccio solamente osservare che il risultato elettorale dopo una sconfitta, il risultato elettorale non è che sia l'indice del fatto che hai fatto bene o hai fatto male, può essere anche il risultato, come secondo me inevitabilmente, di una sconfitta che viene introiettata, cioè di una impossibilità a proseguire su quella strada. O naturalmente questo è stato utilizzato in Italia nella discussione pubblica, nello spazio pubblico. La Grecia dimostra che bisogna tirare i remi in barca. Però qui siamo. Io voglio solo confermare che un paio d'anni fa l'Olimpia mi ha chiesto di tradurre l'articolo di Yannis Varoufakis, uscito sul sito internazionale, in cui diceva appunto che Tsipras si era già messo d'accordo con la Troica per accettare quello memorandum, e di conseguenza lui a luglio si è dimesso, una volta ratificato, dopo il referendum per l'accordo. Quindi questo è quello che è la versione di Varoufakis. Scusate, però volevo dire, guarda che sulla questione pensionistica, oggi il tema posto, al di là dell'inerzia sindacale, non è mica quello di ritoccare le pensioni al di sopra dei 4.000, si parla di 2.000 e di 1.500. Lordi. Questo è il tema in discussione. Che poi abbiamo la forza di farlo è un'altra cosa, ma questo è il tema in discussione oggi. Cioè il famoso contributo di solidarietà, dico di solidarietà perché questa è la modalità per evitare l'intervento a Corte Costituzionale, che altrimenti ti dice di no, il contributo di solidarietà si parla di queste soglie qua, 1.500-2.000, non più 4.000, che è un'altra storia. Cioè, voglio dire, quando tu decidi che stai dentro dopo aver promesso mari e monti o tuoni e fulmini, quando invece decidi che devi stare dentro il giochino, il famoso 3%, è fatta, il gioco è fatto. Adesso il ministro Tria, che è il loro ministro, gliel'ha detto con chiarezza: vuoi fare la flat tax? Benissimo, se si fa la flat tax, aumento dell'IVA. Non quadrano i conti indipendentemente dalla flat tax e dobbiamo coprirli attraverso, benissimo, c'è il taglio dei servizi sociali. Se tu stai dentro quella logica lì, tu sei fritto, qualunque sia il governo, qualunque. E se al governo invece dei giallo-verdi ci fosse stata Rifondazione Comunista e avesse fatto tutta un'altra proposta, per esempio sviluppo dell'occupazione, investimenti nella mano pubblica, eccetera, ti avrebbero detto immediatamente, sai che c'è, sei fuori. Secondo me, quello che bisogna fare, infatti, e così chiudo definitivamente, non è tanto di dire, adesso decidiamo, dunque, andiamo fuori. No, no, noi prendiamo queste condizioni come non negoziabili, perché noi difendiamo la nostra Costituzione. Non la mandiamo al macero di fronte ai trattati europei, perché questo vuol dire cambiare le fonti del diritto. Questo noi dobbiamo fare. Altrimenti o fai così o non esci. Dopodiché guardate che se succedesse che uno degli stati membri, non la Grecia, che ha un'economia come quella del Veneto, ma uno stato come l'Italia, terza manifattura europea e secondo stato esportatore, se l'Italia fa una roba di questo genere c'è una relazione a catena che coinvolge tutti gli altri. Quindi basta col terrorismo. Affrontiamo le questioni seriamente. E semmai individuiamo quel programma che proponevo io nel momento in cui si determinasse una condizione di questo genere, ma chiaro che riprende lo scontro di classe in Italia.
perché devi decidere se fai il controllo dei capitali oppure no, devi decidere se fai la riduzione d'orario oppure no, devi decidere se introduci un sistema di indicizzazione dei salari oppure fai un'altra cosa. Gli altri, quelli lì che oggi governano e i loro amici che stanno fuori, direbbero tutte altre cose, e noi dobbiamo dire queste, e lì si apre lo scontro nel paese concreto, reale a quel punto, perché a quel punto le posizioni in campo sono molto chiare. Secondo da parte me, di